Allora, ragazzi, sono stato in qualche modo anche costretto a fare questo tipo di video perché, cioè, innanzitutto non voglio infangare la figura di nessuno. Aspetta, questa cosa mi ricorda un video in particolare. Allora, partiamo dal presupposto che la parola infangare non significa niente in questo contesto, a meno che non vai alle terme e vai a fare i fanghi. Non voglio creare problemi alle persone, quindi di conseguenza vi chiedo il massimo rispetto sia nei miei confronti che in quello che andrete a vedere. Anche perché dovreste essere persone mature da capire che effettivamente non è, cioè, non è successo niente, tra virgolette. Però, raga, faccio questo video perché mi rendo conto che, a parte il fatto che la community sia di PC che di PS4 che di qualsiasi cosa, è un po' contaminata, nel senso che mi rendo conto che ci sono alcune persone che non al di là del prendono il gioco come una cosa veramente troppo seria e che non colgono il significato della parola gioco, videogioco, che effettivamente non, ci insegna a divertirci, ci insegna a stare bene insieme. E mia mamma che urla. Quindi stavo dicendo, non bisogna mai arrivare a quello che è l'insulto, l'offesa a coloro che neanche conosci, cioè perché insultare qualcuno che sta su internet, che ci stai magari giocando insieme, eccetera, non mi significa assolutamente nulla. Uno, perché non mi conosci. Due, perché non ti puoi permettere il diritto, visto perché non mi conosci, di venirmi a insultare, di venirmi a offendere in tale modo. In ogni caso, vi ho fatto una piccola introduzione con la webcam perché non sarà una partita come le solite, ve la spiegherò proprio perché cercherò di darvi insomma, le direttive più opportune, anche perché io ci ho giocato, io l'ho vissuta. Quindi andiamo avanti. Twitch è cosa da. Vabbè. Sono sotto, raga. Ah? Sono sotto. Ah, minchia, occhio pulsa, raga, non possiamo. Raga, qualcuno mi copre dalla porta qua. In cucina è un bel Dopo casino. faccio botola. Messa la claim sotto la finestra, avesse fa che farmi il regalino di Natale. Ormai c'è qualcuno sopra, raga, Occhio. ma non vorrei dirlo. Sembrava un Valkyrie dal fucile. Attenzione al pulso. Ecco, appunto. Fammi vedere se Ha c'è già qualcuno. esploso il C4? Sì, mi sa di sì. Raga, pulsi sulle scale. Dove? Aspetta. Ho fatto. Sto pulso è proprio imbecille, scusa, ma. Raga, da sopra, raga, due sopra, raga, due sopra. Raga, Bandit tunnel piccolo. Valkyrie sta scendendo, raga. Valkyrie sta scendendo le scale. Raga, tunnel piccolo Bandit. No, sulla botola, raga, sulla botola, sulla botola, 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 salvo. Attendo, attendo, attendo. Salvo la botola. Ah. No, raga, ce l'avevo prima io. Cos'è sto schifo? Uno Valkyrie ferito. della botola, Valkyrie, Valkyrie della Ferito. botola, Valkyrie della botola. One friendly operator remaining. Botola! Dov'è? Sopra vai! Perché? 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 Abbiamo vinto, bello, è quello a te. Ragazzi, ho smannato un attimo, cioè è inutile che ho iniziato a fare perché. È solo per farvi capire questo, già si è messo nervoso che gli ho detto perché, perché, perché. Chi ne ha agitato di particolare? Perché? Vabbè. Guarda la mia Valk. Guardate la mia Valkyrie. Ragazzi, vi ho chiesto di guardarmi la Valkyrie, cazzo, e non dite nulla, oh! Bravo, pinga, eh. Raga, ora. Madonna, 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 non riesco ad incazzarmi, diciamo. Cazzo! Da un altro da destra. Oh, corridoio, Box! ma questo dov'è? Box, scusa, te che sei morto da 2 ore? Stavo vedendo il talento. Dietro, dietro, ce n'è una a terra! Ah, Ecco qua! guarda, guarda, Ben, dietro. dietro di te! Alla tua destra, tutti e due da destra! Mannaggia quel porco del diavolo! L'ha arrestato!
Lela che non risponde, si fa i cazzi suoi, non ascolta. L'altro perché guarda il cellulare. Chiedo di guardarmi una Valchiria, ragazzi. Non vi ho chiesto di mettervi un dito nel culo, quindi per favore. Grazie. Raga, io vi giuro che non so quale santo mi ha trattenuto. Cioè, io ho fatto vedere pure la... come si chiama? La cosa facciale, la mia espressione facciale. Cioè, veramente ero arrivato proprio ai limiti e siamo ancora all'inizio. Voi non avete idea di che cosa sta per arrivare. Cioè, per quella cam di Valkyrie ha fatto una storia che, fratello mio... Allora, io capisco che è vero, non dovevo vedere il telefono, ma stavo in live, raga, stavo vedendo i vostri commenti. Cioè, non è che dice mi stavo facendo comunque i fattacci miei. E io stavo comunque cercando di collaborare tra... non solo nella squadra, ma anche tra di voi per... Cioè, che cavolo di live faccio se poi non guardi i commenti? Comunque, raga, cioè, c'era uno, allora, che l'ho visto, stavo guardando la mia Val che ha spottato e non ha detto un cazzo. Chi era? Comunque, ho parlato e non so più che ero mutato. Comunque ho detto, ho messo gliela dove hai detto. L'ultimo lo stavo andando a mettere, solo che mi ha sparato uno. E poi mi hanno chiuso in tre. Cioè, hai capito? Ti mette pure nelle condizioni che ti devi giustificare nelle cose che hai fatto. Perché se non stavi a sentire a lui, poi lui si metteva nervoso. Bello. No, ma che cazzo fai? Ma Dio! Ma Dio, ma Dio, ma Dio! Ma perché? Mi sei spuntato, mi sei spuntato davanti, non ho fatto. Ma cazzo! Non ho manco... Ah, ma merda, mi ha messo scudo tutto. Una nade? Non c'era. Sono tutti dentro, raga. Uno è fuori, se non l'avete ancora capito. Come fuori? Ma non lo so. Cioè, Rook è dentro al bagno e Castle non so dove sia. Basta con me. Bene, mi serve. Cioè, non avete una granata? Sono tutte alla tua sinistra, box. Ah, era... Ma perché non me l'hai detto granata? Ma in verità l'ho ferito io, però. Perché non me l'hai detto che prendevi la kill? Pensavo fosse ancora viva. Ma cosa? Vabbè. Vabbè, un cazzo, mi hai fatto morire. Vabbè, un cazzo. Mica, mi è spuntato davanti, stavo guardando mille posti. Mica, ma al posto che spararmi stai fermo, no? 12 colpi nel petto. In verità te ne ho tirato uno perché stavo anche flickando. Però se vuoi allargare le cose come uno stronzo. Vabbè, vogliamo fare la stessa storia per la cam di Valkyrie. Meno male che gliel'ho detto. Cioè, vogliamo fare la stessa storia per la cam di Valkyrie. Cioè, per una morte inutile, per una cosa inutile che Fra stava anche scherzando, l'ha detto anche scherzosamente. Già gli ha dato dello stronzo. Già è partito il primo insulto. Sono froscio di classe qua in garage. Dio mio. 101, che in grado. Attento, box. Bravo, box. Un altro in tunnel. Sì, c'è quel coglione di grazia. Ah, ne è cacato cazzo. Bomba! Oh, come l'ho fatto? Oh mio Dio! Guarda. Guarda, lancia la glu. Preso. La glu. Avete capito? La glu. Avete capito, raga? Frax ha lanciato la glu. Allora, attenzione alle glu. Si proprio fesso. Come la vedi? Spacca subito le bottle box. Raga, sono sopra, sì. Cioè, non hanno protetto in obiettivo, raga. Non ho protetto nulla. Che palle spottano, veramente, da fastidio. Via. Da dove è che spottano? Mi sono rotto il cazzo, Valkyrie di merda. Vai. Bella. Via. Oh, hanno cagato qua. Vigil stava... Oh, ma guarda che allucina. Da dietro. No, Calium, per forza. Fox, prova a donare obiettivo. C'è Rook, se non l'avete già ammazzato. Aspetta. In bagno, No, Rook, ve lo fate Rook in bagno. Mi sa che uno sulle scale. Dietro doccia. Sì, è scale, se lo copre box. Sì, è sceso. Beh, il tuo.
L'ultimo è in bagno, dietro doccia. No, merda, ho provato ad accoltellarlo, niente. Alla nade, box, box alla nade, ricordo. Ora c'è la nade davanti allo scudo. Atterra, hai rotto le palle. Ma what? Ma che cosa? La nade, la nade. Ma ce la vuoi mollare sta granata? Te vuoi sta zit? No. Vabbè, guarda, bene. 15 seconds remaining. Vedi? No. Vedi perché mi sta zì! E qua, raga, partono proprio quelle che non dovrebbero partire. Perché? Allora, innanzitutto, come sapete benissimo, su Rainbow, quando si gioca 1 contro 3, di solito la squadra che sta in vantaggio cerca sempre di accaparrarsi la kill e quindi si getta nell'obiettivo. Intanto non fa rumore con su cacchio e bang, perché sennò... Quindi cosa sbagliatissima, perché insomma uno contro tre è fattibilissimo e uno poi, come in questo caso, ci può rimanere molto male. Un consiglio che vi do, ed è proprio il motivo per cui ho fatto questo video: uno, per dare un esempio alla gente che guarda il video; due, per dare sì, un esempio anche di come si gioca in team su Rainbow. Allora, lo dirò anche nella live successivamente, non so se ve lo farò sentire onestamente, però diciamo che quando uno muore, se vedete nella live, in una live di pro, magari Messi J, Pengu, eccetera eccetera, quel che siano, raga, notate che quando un compagno muore, di solito si stanno zit, non dicono mai nulla, cioè, o magari si arrabbiano, dicono che cosa, e poi si stanno zit. Differentemente da quelli che hanno fatto i miei compagni di squadra, in particolar modo il signorino che mi ha insultato, che mi insulterà successivamente, mi ha praticamente detto, tartassato 300.000 volte, che dovevo lanciare sta granata. Ah, noi dobbiamo star zitti. Sì, non voi, che lo guardi, sì, prima, voi ci tiri la nade davanti allo scudo. Ma che cazzo c'entra la nade? Ma fatti fatti tuoi, se vuoi fare una cosa, perché devo... Fatti fatto tuoi, fa, non è inutile fare la testa di cazzo e sbraiti così come un mongoloide. Ma perché la vita sta zitta? Una figura di merda, stai. E qui già sono partiti i primi due insulti, mongoloide, e mi ricordo ne ha detto un altro. Quello che vi voglio far capire, raga, è che in una situazione anche in uno contro uno, eccetera, eccetera, non bisogna dare in testa chi è che vivo che sta giocando. Perché? Uno, già è sotto pressione perché è uno contro uno. Due, perché è in ballo la partita, perché eravamo 3-1. Tre, perché vuole giocare come dice lui. Io personalmente non avrei lanciato la granata. Ognuno gioca come gli dice il cervello a lui. Tu non mi devi venire a dire quello che io devo fare se tu sei morto. Ti trovi? Devono star zitti, ce l'hai davanti, inizia a smirare come un mongoloide. Uno ti dice gentilmente, tiraci la cazzo di nere davanti. Non avete detto gentilmente, no. Gridando. Allora, in realtà non è stato gridando, però io l'ho percepito come un gridando e come un... cioè, un martellamento nel cervello. Tanto che me l'hanno detto bello 4 volte. Se voi tornate indietro nel video, me l'hanno detto 4 volte. Quindi mettiamoci tutti questi elementi. Uno già è frustrato perché ha perso il round. Poi ci trova anche i compagni che sbraitano e gridano e fanno e dicono troppe parole oltre il loro previsto. Sì, gridando, certo. Gridando. Te che cazzo stai parlando? Sottovoce invece, mongoloide. Terzo insulto, raga, terzo, mettetevelo, contatevelo sulla mano, perché terzo insulto. Basta. Vai, quit. Basta, no, vabbè, cioè, giocare comunque significa giocare, non significa che tu mi devi insultare. Ma scusa, no, non mi interessa. Ma scusa un attimo, ma se andi avanti alla porta, uno ti sta dicendo... Ma non mi interessa, ma è un gioco, non mi devi insultare, perché non mi meriti i tuoi insulti? Ma è un gioco e mi sbraiti te contro per primo, ma sei nato stupido allora? No, veramente... Oh, ma che cazzo di logica c'hai il tuo discorso? Ce l'abbiamo detto in 2 gentilmente tirare la nade, hai prendendo fatto tu, inizia a tornare, oh, parla italiano! A questo punto vi risparmio a... voi i commenti. Vabbè, ok, sì. Non vuoi sentire sbraitare, ci sbraito qua. Facciamo la gara a chi grida più forte. Non gridare, grida. Cioè, come ho detto, prima dice non gridare e non sbraitare e poi grida lui. Cioè, la logica, raga, mi manca un pochino.
Inutile. Ma allora, quando mi insultano a me, io non ci vedo più niente. Perché uno tu non ci vedi più niente, sì, ma scusa, non ci vedo più niente, esattamente. Ma ripartiamo a parlare civilmente. Eri davanti al bagno, ok? Eri davanti al bagno, non ma, te l'ho detto solo. Allora, ma ti posso ti posso fare una domanda. Hai mai visto una live di Mercy J o di qualsiasi altra persona? Minchia, se l'è vero. Benissimo. Quando muoiono, si azzardano i compagni di squadra di una parola. Ma sai almeno chi è The Godly Noob? Tu non mi rispondi. Va bene se ti rispondo, perché se tu ascolti solo l'audio sei imbecille due volte se non guardi in alto a destra. Perché fidati che gliele fanno i call out anche quando sono morti. Ma mi dovete spiegare, ma io no, ve lo giuro raga, non l'ho capito il suo ragionamento. Cioè lui dice, almeno per quello che ho capito io, ma perché mi sono scervellato, l'ho visto così tante volte. Ha detto, no vabbè, ma se non parlano gli fanno i call out, perché se in alto a destra nel senso le kill, no, ma loro gli fanno i call out. Ma che vuol dire? Ma scusa, ma i call out che c'entrano con gli insulti e con le parole che uno mi dice quando sono vivo? Che vuol dire? Secondo, eravamo in bagno, davanti a Scudo, è morto Twitch, te l'abbiamo detto in due, tiraci la nade, cosa hai fatto? Un cazzo. E dopo, quanto ho fatto tu? Hai tirato le madonne, hai sparato, hai spirato come un coglione, hai fatto la figura di merda, hai tirato la nade contro gli insulti. Vabbè, io non voglio parlare con gente che mi insulta, mi dispiace. No, non ti ho insultato, ho detto che hai fatto la figura del coglione, non ti ho detto che sei un coglione, che è diverso. Hai spirato come un coglione, hai fatto la... Ed è lingua italiana, e sto parlando civilmente. Ha detto che sta parlando civilmente. Cioè lui ha detto che sta parlando civilmente. No raga, non ci posso credere. Non ci posso credere. Raga, non ci credo. E di basta. Intanto la ragione ce l'ho io, mica te. Come i bambini, raga. Ma hai visto? Avete visto i bambini quando dicono e c'ho ragione io? Come i bambini. Tant'è vero che... Ma se quello che vuoi avere la ragione, ma tienitela la ragione. Tanto io non me ne faccio niente. Ma non è avere la ragione, te l'abbiamo detto in due, tiraci la nade, e ti sei schizzato per primo, punto. Ma perché se uno mi grida nelle orecchie, no, è inutile che... diventa così la situazione. Bella box. Sali sopra box, ci serve il tuo Twitch. Qualcuno deve entrare però a contendere, Trump, bravo. Dobbiamo aprire. Aspetta, la fai dal buco dei droni, insomma. Vai più indietro. Ma dov'è? Sempre. Dov'è Bandit? È sotto. E chi c'ha qua? È subito sulla destra. No. Come no, flash out. Sopra box. No, è sceso giù. No, c'era pure uno sopra. No, c'era anche Rook sopra. È ben gestita male, raga, dovevamo prendere due brice. Se bucavamo anche garage, erano cagati questi. No, serve la Thatcher. Perché ci incazziamo per un gioco? Solo i bimbi minchia si incazzano così. Vabbè, sono un bimbo minchia. Non va niente. No, ma non hanno ragione nessuno di tutti. No, non va niente, va bene così. Raga, segnalate tua parive. Ma sta facendo una... Sta fa la live. Da te non mano. Raga, bisogno, raga. A Bandit. Ma cazzo, che scarso. C'è uno per il raio. Andate da Bandit. Si è calato, box. Ferimento trappola. Oddio. Grazie, raga, avete coperto. Andiamo. Raga, da scale. Non picchiate. Sta vicino. Raga, è gay. Vigile gay. Parte la porta. Si è truffato. Sì. Torna indietro, Nuzzi. Prova wallbang, box. Sta blu, Nuzzi. Vattene a morire ammazzato! No, vabbè, non ci credo. Sì, raga, la mia kill, sì. È chiuso dove ci sono le figgitrici, subito sulla destra. Okay, aspetta che... Mandienimelo un attimo che vado a fare il giro. Lo so, prova a fare... Nel tunnel, non è dentro tunnel, è dietro uno scudo. Sinistro. Oh, non c'è, fra... Eccolo, vedi? No, no! Che bastardo! Destro. Eccolo. Oh, ma riusciamo a uccidere il suo maledetto bastardo! Ma guardate come dobbiamo perdere, perché mi ha ucciso.
Dovete più ascoltare, però non... Vabbè. Giusto un attimo, vengo. Basta, per me basta. Ah, per me anche, cioè. Vabbè, ci manca, cioè. Uno tira granate contro i muri, uno gli dico che in tunnel non ci guarda, cioè. Boh. Non so come cazzo si perde. Vabbè. Raga! Ma vaffanculo, vai! Cioè, ma proprio, guarda, mi è uscito dal cuore, guarda! Ma tu non puoi immaginare questo quando mi stava sulle scatole, guarda! Che mamma mia, guarda! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Ciao, raga, ciao, ciao, ciao! Ci vediamo alla prossima e chi si è visto, si è visto! Va bene? Saluto! Ciao!